Allora, buongiorno a tutti. Prima lezione, ho bisogno di un attimo di calma per acclimatarmi. E voi avete già iniziato la lezione per me la prima invece. Dunque, oggi noi cominciamo questo corso e le due ore di oggi sono dedicate soprattutto a una presentazione e a un'introduzione reciproca durante la quale voglio spiegarvi nel dettaglio come insegnerò, come farò l'esame e come si svolgerà la nostra, diciamo, chiamiamola così, collaborazione. E quindi non credo che avrete bisogno di prendere tanti appunti, anche perché poi vi introdurrò a una pagina web dove in buona sostanza tutto quello che vi dico oggi è descritto. Non proprio tutto ovviamente, perché oggi magari avremo modo anche di andare un po' in qualche dettaglio specifico che non necessariamente sarà incluso appunto sulla pagina nella quale vi guiderò. Ecco, poi se ci rimane un po' di tempo faremo oggi un'introduzione al corso che poi sicuramente proseguiremo domani. Allora, innanzitutto, come vi ho detto prima che io mi presenti, ritengo che l'informazione più importante che ho da darvi sia dove trovare il materiale didattico. Il materiale didattico lo trovate essenzialmente sulla piattaforma IOL, tutti voi sapete che cos'è IOL, vero? Insegnamenti online, cioè la piattaforma dell'Università di Bologna dove potete trovare il mio corso fra i corsi che sono inseriti nel vostro piano di studi. Allora, come si accede a IOL? Molto semplice, giusto due parole, poi mi raccomando, se vi manca qualche informazione anche a uno solo di voi, oggi la dedichiamo a partire e a mettervi nelle condizioni di partire nel miglior modo possibile. Quindi alzate la mano e anche se non abbiate timore, nessuna domanda è stupida, anche se vi sentite soli nella domanda che state per fare, essere soli non significa che la domanda non sia importante. Ecco, poi soprattutto cerchiamo di non incorrere nell'errore, di perdere delle informazioni perché non abbiamo il coraggio di fare una domanda, questo assolutamente sarebbe mi dispiacerebbe molto. Allora, IOL è iol.unibo.it, quindi poi entrate e vi trovate in questo sito. Dunque, tenete presente che ho lo schermo ancora che non mi soddisfa fino in fondo perché non prende tutto lo schermo del mio PC. Purtroppo questo è un PC nuovo e ho incompatibilità con l'uscita video col proiettore, ma comunque faremo in modo di intenderci. Allora, voi dovreste trovare una pagina di login. Entrate con le vostre credenziali, so che magari alcuni di voi potrebbero ancora non averle. Ecco, se non le avete non preoccupatevi, perché come vedrete ci sono due canali per avere materiale didattico che riguarda questo corso. Questo è solo il primo, quindi chi di voi ancora non ha le credenziali per accedere a IOL non si preoccupi, perché poi vi spiego il secondo canale, che è quello invece accessibile a tutti. Ecco, però IOL è importante, poi vi spiegherò perché. Ecco, quindi non appena avrete le credenziali iscrivetevi. Ecco, se voi entrate, chiaramente adesso io entro con le mie, quindi il panorama che si presenta è molto diverso. Se voi entrate, perché è molto diverso semplicemente, ecco, vediamo un po' se riesco a entrare intanto. Se voi entrate dovrebbero apparirvi gli insegnamenti che sono il vostro piano di studi e che state frequentando. A me invece appaiono tutti gli insegnamenti che insegno, quindi il panorama è diverso. Ecco, quindi lo scorrete, se andate sulla dashboard, lo scorrete, anche nella home lo stesso, trovate gli insegnamenti. Ecco, qui vedete che è il primo che mi trovo io adesso, perché questo è il primo corso di questo semestre che insegno, è esattamente costruzione idraulica e protezione idraulica del territorio, M. Se voi cliccate qui sopra, dunque direi che si vede tutto, sì. Tra l'altro dovrei anche riuscire a passare la visione studente, però non ci vado perché dopo poi mi impedisce di farvi vedere alcune cose. Cliccate qui sopra e trovate il corso. Allora, annunci, ecco, questa prima parte, annunci, è fondamentale. Allora, voi dovete iscrivervi a IOL non appena avrete le credenziali, perché annunci lo utilizzo. Cioè, anziché stare a raccogliere una mailing list di tutti voi, se vi iscrivete al corso, io automaticamente vi vedo e quando mando un annuncio vi arriva l'email. E questo è fondamentale, perché io utilizzo annunci perché mi può capitare una mattina ad essere in ritardo oppure per organizzare le iniziative che faremo assieme.
Quindi per questo motivo vi dico, non appena avrete le credenziali e le possibilità, se già non riuscite a farlo, iscrivetevi. Ecco, potrebbe essere che qualcuno di voi abbia qualche problema, nel senso che se qualcuno di voi si deve ancora laureare, ad esempio, potrebbe essere problematico iscriversi al corso, perché potreste non vedere il corso nel vostro panorama, tra i corsi che vi spettano. Non ne sono sicuro di questo. Questo è un problema che si è verificato l'anno scorso, quest'anno potrebbero averlo risolto. Però, morale, se pur avendo le credenziali non vedete il corso, se mi dite qualcosa, o meglio, mi mandate un'email e mi dite vorrei iscrivermi ma non riesco, io posso iscrivervi. Ecco, prima di mandarmi questa mail, per cortesia, aspettate una settimana in modo che siamo sicuri, perché sennò se mi arrivano 40 mail tutti in una volta sono fatto in difficoltà. Ecco, quindi se aspettate una settimana, perché ci potrebbero essere dei transitori che si risolvono, lunedì prossimo ve lo ricordo di nuovo, vi dico allora, avete provato a iscrivervi, c'è qualcuno che non ce la fa, vi faccio alzare la mano e dopo lunedì non dite, d'accordo? Però facciamo questo punto della situazione lunedì prossimo. Adesso non è urgente perché il materiale didattico comunque, come vi ho detto, ce l'avete e gli annunci per adesso, insomma, nella prima settimana non li utilizzo. Ok, quindi questo mi raccomando, fondamentale iscriversi. Ecco, tutto il resto, vedete che poi seguono delle pagine, istruzioni per l'uso per superare l'esame con soddisfazione, è una pagina molto letta. Ecco, tutto il resto lo trovate anche sul secondo canale, ovvero sul mio sito, che poi vi spiegherò. Ecco, una seconda cosa che trovate qui, fra l'altro poi sono curioso, ve lo chiederò lunedì prossimo se vedete tutto. Una seconda cosa che trovate qui e che adesso non dovete utilizzare, e che la trovate solo qui, sono i test di autovalutazione e i test per esprimere il vostro livello di soddisfazione nei miei confronti. Perché oltre al test finale, come sapete c'è alla fine del corso, c'è il rilievo dell'opinione degli studenti, passaggio che a me interessa tantissimo e di cui adesso parleremo, però ho piacere anche in itinere, durante l'insegnamento, di capire come sta andando e quindi vi proporrò un paio di test in itinere molto veloci, li fate in 5 minuti, che vi aiuterà a capire insomma se c'è qualcosa che non va, però non dovete fare adesso perché adesso non vi conoscete ancora, il primo lo faremo tra un paio di settimane. Idem per i test di autovalutazione, ce ne sono un paio, sono dei giochini che vi permettono di capire se siete pronti o non siete pronti, chiaramente ne parliamo anche di questo, è un'indicazione di larga massima, però sono molto utili. Gli studenti l'anno scorso, perlomeno dico così, perché gli studenti l'anno scorso ne hanno fatti parecchi. Ecco, anche questo è aspettato ovviamente, perché adesso non c'è nulla da valutare. Bene, e qua se scorrete praticamente li trovate, lo trovate fra un po', allora, questa è la prima lezione, poi questo è un richiamo, ecco qua, primo questionario di gradimento studenti, test di apprendimento su richiami in meccanica dei fluidi. Ecco, anche questo vi prego, appunto, vi prego di aspettare, perché adesso non ha molto senso che voi lo facciate. Sono comunque test che voi potete, a parte quello di valutazione, che lo potete fare una sola volta, test di valutazione del docente, ogni test si fa una volta sola. Invece i test di apprendimento in realtà li potete fare tutte le volte che volete. Quindi vi dico di aspettare, ma lo dico più che altro per voi, perché è chiaro che se voi lo fate prima, dopo avete già chiare quali sono le domande e non è il massimo dopo, quando lo ripetete, dopo è chiaro che perde un po' di potenza il test. Però se voi volete divertirvi a farli anche adesso, questo non è un problema, nessuno vi fucina. Bene, ecco, questo per quanto riguarda IOL. Poi, adesso invece passiamo al secondo canale, che mi preme di più perché in realtà IOL vi riporta ogni volta che cliccate sulla lezione sul mio sito. Quindi mi preme di più spiegarvi il mio sito. Allora, il mio sito si accede su www.albertomontanari.it, tutto attaccato. E perdonate un minimo di autoreferenzialità, ho fatto il sito con il mio nome e cognome perché mi è più semplice, cioè è più semplice da ricordare. Lo trovate a questo indirizzo. Allora, voi vi chiederete, ma perché lei si è fatto un sito suo e non usa solo IOL? Bene, allora, ci sono diverse ragioni. La prima è che il sito mio risale a una decina di anni fa, quando IOL ancora non c'era, quindi avevo pensato che il miglior modo per mettere il materiale a disposizione degli studenti era un sito web e quindi dopo ho continuato. La seconda ragione è che sono uno smanettone, mi piace un po' lavorare col PC e creare contenuti. IOL non mi dà questa libertà.
nel senso che non riesco a creare tutto ciò che voglio e quindi ho pensato mi faccio il sito mio. La terza ragione, che è la più importante di tutte secondo me, è che ho piacere che il mio materiale didattico sia accessibile al mondo intero. Io non è accessibile al mondo intero e soprattutto non è più accessibile a voi una volta che non siete più studenti dell'Università di Bologna. Ecco, ho invece piacere che, ripeto, il materiale didattico sia accessibile a tutti e rimanga accessibile anche a voi successivamente. Anche perché io lo aggiorno in continuazione, quindi questo è anche un modo, fin tanto che io continuerò a insegnare, è un modo anche per voi per rimanere in un qualche modo aggiornati, se ne avrete il desiderio e la volontà. Ecco, però più di tutto mi interessa veramente l'accessibilità piena. Oltretutto, questo mi comporta dei vincoli notevoli, perché siccome pubblico sul web in modo aperto, ho necessità di fare attenzione alle leggi sul copyright. E quindi questo è uno sforzo notevole. Su Yole invece, essendo chiuso, non devo avere questa stessa attenzione. Quindi tutto ciò che trovate sul mio sito, almeno nelle mie intenzioni, ma ci sto attento, quindi non dovrei essermi sbagliato, è libero. Libero significa che voi potete riutilizzarlo citando la fonte, da qualche parte lo devo aver scritto, mi fa piacere se citate la fonte, però in realtà non è strettamente necessario. Quindi tutto ciò che trovate lì, copyright non ce l'ha. Ecco, secondo me è importante questo, perché nel momento in cui voi in futuro dovrete, che so io, preparare delle presentazioni per un qualche cliente, qualcosa che va sul web, dovete fare attenzione a ciò che copiate. Apro e chiudo la parentesi. All'inizio ci sono finito anch'io dentro la mannaia del copyright 7-8 anni fa con YouTube, perché ho messo un video che avevo scaricato da Repubblica e mi hanno beccato subito. Quindi, chiuso la parentesi, non succede niente in realtà. Danno un warning, un cartellino giallo, poi non succede nulla, se uno non ripete chiaramente l'errore. Ecco, però dovete fare molta attenzione quando pubblicate qualcosa sul web, ormai tutti tendiamo a cogliere questa opportunità, dovete fare attenzione da dove copiate. Ecco, mi raccomando, su questo apro un grassetto. Quando dico fate attenzione, parlo veramente sul serio, perché ci sono delle conseguenze penali per certi tipi di violazioni di copyright, quindi dovete veramente fare molta attenzione. Questo era un pericolo che fino a 4-5 anni fa praticamente non esisteva, adesso invece esiste e si viene beccati, perché ci sono dei controlli fatti in automatico che sono molto severi. Ecco, quindi bisogna fare veramente attenzione, per cui a me è capitato, non a me direttamente, però ho avuto notizie di studenti dell'Università di Bologna che quando hanno fatto la tesi incautamente hanno fatto un copia e incolla dal web e quello sono stati condannati, quello è un reato penale, quindi dovete fare veramente estrema attenzione e vi capiterà in futuro di dover preparare delle relazioni, qualcosa che poi viene pubblicato, adesso le tesi di laurea sono pubblicate e quindi pubblicate dietro il vostro consenso, ma anche se non sono pubblicate comunque sono facilmente accessibili perché sul web ormai ci va un po' di tutto, quindi fate estrema attenzione. Ecco, ciò che trovate sul mio sito è libero. Ecco, per questo motivo, quindi tornando a me, ho deciso di rendere disponibile il materiale sul sito. Sul mio sito trovate un po' di tutto, però, un po' di tutto quello che faccio, però trovate una colonna, se scorrete in basso, vedete, scusatemi, questa è la versione in inglese, vediamo di passare all'italiano. Materiale didattico per voi, sia nella versione in inglese che nella versione italiana, comunque in italiano. Ecco, trovate didattica e qui vedete che è comparso da ieri sera insegnamento di costruzione idraulica M. Se voi cliccate qui sopra, si apre la pagina di questo insegnamento, anche le foto ovviamente sono libere da copyright, questa qui è mia, quindi. Ecco, e qui, adesso scusandomi che c'è un po' tagliato a destra, adesso poi vedo di sistemare, trovate la descrizione di questo corso, trovate praticamente in questa pagina ciò che io vi sto dicendo adesso, con qualche dettaglio in meno, come dicevo. Se scorrete e andate in basso, trovate l'elenco delle lezioni. A parte il calendario delle lezioni, che ne parliamo tra un attimo, trovate l'elenco delle lezioni, eccole qui. Lezione di esercitazione. Allora, c'è già tutto. Dunque, gli anni scorsi mettevo le lezioni disponibili man mano che andavo avanti, però alla fine della fiera gli studenti nel questionario finale mi hanno scritto a noi farlo più comodo averle dall'inizio. Quindi io adesso le ho messe tutte dall'inizio. Però attenzione, faccio una premessa,
questo elenco potrebbe cambiare, perché ogni anno, a seconda di come gli studenti rispondono, a seconda anche di ciò che gli studenti mi chiedono, posso cambiare qualcosa. Cambiare significa che magari tolgo una lezione e aggiungo un'altra. Quindi voi, mi raccomando, non date per scontato adesso che l'insegnamento quest'anno seguirà pedissequamente, per filo e per segno, quell'elenco. In generale sì, al 95% sì, forse anche al 100%, però soprattutto la parte delle esercitazioni, ma a volte cambio anche sulla teoria, cambia. Ecco, quindi datemi questa licenza, però diciamo che lì avete un'idea. Ecco, poi se volete, sul mio sito, ci sono tutte le pagine degli insegnamenti degli anni precedenti, e quindi trovate anche cosa ho fatto l'anno scorso, cosa ho fatto l'anno prima, l'anno scorso, per adesso l'elenco è invariato, però se confrontate quello dell'anno scorso con quello dell'anno prima vedete delle differenze, perché come vi dicevo, secondo di come gli studenti rispondono, poi li adeguo. E non solo di come rispondono gli studenti, a volte succedono delle cose per cui, non so, magari capita un'alluvione, allora vale la pena fare un approfondimento su quello, dedicare 2 ore, però se dedico 2 ore magari a un approfondimento su un fatto che è successo, un evento che è successo, poi devo togliere qualcosa. Ecco, quindi, di norma, tutto ciò che faccio è qui. Se, quindi voi alla fine ve lo ritrovate. Ecco, come è concepito questo materiale? È concepito in modo molto dettagliato, nel senso che dovreste trovare una descrizione esaustiva di tutto ciò che faccio in aula. E nelle mie intenzioni, chiaramente in aula parlo un po' di più, lì sono un po' più sintetico, ma nelle mie intenzioni la lezione coincide con ciò che trovate su queste pagine web. Ecco, queste pagine web, come vedete, sono queste lezioni non sono in PDF, sono pagine web, cliccando lì sopra si aprono delle altre pagine web. Allora, qualche studente mi ha chiesto perché non ci dai il PDF? Allora, vi prego, se volete un PDF, fate una stampa in PDF della pagina web che si apre. Perché non metto a disposizione dei PDF? Perché io aggiorno queste pagine abbastanza di frequente. La pagina del corso di oggi, la prima pagina, la prima lezione, la lezione numero 1, se andate a guardare l'ultimo aggiornamento, è di ieri sera. Ecco, se ogni volta che aggiorno mi devo ricordare di aggiornare anche il PDF, a parte mi richiede del tempo questo, ma poi rischio di dimenticare, preferisco che il riferimento sia unico. Per cui solo in italiano, una lingua sola, non sono tradotto in inglese, perché anche la traduzione in inglese mi comporta di ricordarmi di aggiornare, rischio di venirci delle differenze, per cui vi prego, se volete il PDF è molto semplice, ve lo stampate. Sono pagine web che non sono ottimizzate per il cellulare, ecco, in parte perché mi richiede adattare il sito al cellulare, mi richiede un impegno di tempo, di lavoro che è abbastanza oneroso, ma al di là di questo io non credo che leggersi sul cellulare queste lezioni sia, ci sono molte foto che poi non si leggono, ci sono delle tabelle che poi si fa fatica a leggere, non credo che sia il massimo, io vi consiglio di leggerle sul PC, ecco, non credo che sia materiale che si presta ancora all'utilizzo col cellulare. Sono disponibile anche a cambiare la mia opinione, però finora ho avuto questa sensazione che sia meglio tenerli in questa forma. Bene, allora, come vi dicevo, sono molto dettagliate le lezioni, di norma io all'esame chiedo solo ciò che trovate scritto lì. Quindi, siccome sono dettagliate le lezioni e all'esame chiedo solo ciò che trovate scritto lì, con un'eccezione che poi vi dico quando parleremo dell'esame, allora ne consegue che qualcuno potrebbe pensare, beh, forse è meglio che frequenti altri corsi e che non vada a lezione da Montanari, perché ha un materiale didattico che è molto dettagliato e quindi si può studiare anche autonomamente. Allora, se fate questo ragionamento, io sono del tutto d'accordo, nel senso che, però attenzione, nel senso che effettivamente io capisco che voi avete molti impegni e capisco che voi abbiate la necessità di organizzarvi e quindi di adattare la vostra frequenza al panorama dei docenti che vi trovate. Però se lo fate questo ragionamento, io sono d'accordo, però non mi fa molto piacere, questo ve lo dico per sincerità e anche perché altrimenti rischio di darvi l'impressione di recapitare un messaggio della serie, state pure a casa che io meno vi fate vedere meglio sto, ecco, non è così, ok? Quindi se voi preparate l'esame autonomamente e non frequentate, io vi dico potete tranquillamente prendere 30 lode e è una scelta che io
condivido e supporto, però mi fa piacere essere in interazione. Ma il fatto che mi faccia piacere non significa che poi riserve vi do, vi vedo, vi ho già visto e penso, beh, però mi dispongo meglio. Assolutamente no, io proprio faccio uno sforzo per trattarvi allo stesso modo, che vi abbia visto a tutte le lezioni, che non vi abbia mai visto, faccio uno sforzo all'esame per trattarvi tutti allo stesso modo. Però ribadisco ancora una volta, avere l'aula piena mi fa molto piacere, quindi tenetelo presente, nel senso che se siete soddisfatti del mio insegnamento e volete dimostrarlo, se avete lezione lo apprezzo molto. Tenete presente che io poi adesso non li metterò gli occhiali, ma dovrei mettermi gli occhiali e non me li metto mai, e quindi difficilmente mi riconoscono in corridoi. Quindi se venite a lezione pensando di che io memorizzi le vostre facce, purtroppo non funziona, e se non vi saluto nei corridoi ricordatevi che non lo faccio perché semplicemente perché non ho memorizzato le vostre facce, perché dovrei mettere gli occhiali. Poi me li metterò qualche volta, perché poi mi piace anche vedere come reagite quando spiego. Bene, allora detto questo, quindi adesso vi dico un'altra cosa, il materiale didattico contiene molti link, questa è una ragione per la quale preferisco la pagina web al PDF, perché il PDF è vero che se uno lo stampa con il professional di Adobe, anche sul PDF si possono seguire i link, però è un po' più complicato, per cui anche questo, ripeto, un'altra ragione per preferire il formato da pagina web. Questi link sono degli approfondimenti. Se non ve lo dico esplicitamente, voi non avete bisogno per preparare l'esame di cliccare sui link che io vi propongo, perché ne troverete tantissimi. Ecco, qualche volta potrei anche dirvi, ma ve lo dico esplicitamente, attenzione, qui c'è informazione importante a questa pagina web, cliccate lì. Ma se non ve lo dico, questi link sono un approfondimento per voi, un'integrazione per voi, li dovete seguire se magari non state capendo qualcosa, non state capendo la definizione, vedete che la definizione, il termine è linkato, e cliccate lì, il 95% delle volte vi porta su Wikipedia e vi spiega che cos'è quel termine che voi non state capendo. Oppure, se studiando qualcosa vi riscontrate dentro di voi un certo interesse, il link serve anche a questo, ad approfondire qualcosa che vi interessa. Ecco, perché dovreste farlo? Allora, primo, perché non c'è niente di più bello quando si studia che andarsi ad approfondire qualcosa di interessante. Lo trovo qualcosa che dà piacere allo studio, primo. Secondo, dovete abituarvi a quando studiate queste materie che hanno a che fare strettamente con l'ambiente, col sistema Terra, dovete abituarvi a osservare tantissimo. Perché? Per capire a fondo questi fenomeni, per capire come funziona un fiume, la cosa più importante è osservarlo. Poi, la teoria certamente serve a dare supporto a ciò che l'intuito vi suggerisce, a confermare che ciò che l'intuito vi suggerisce è giusto. Però l'ingegnere che ha a che fare con dei corsi d'acqua, noi qui parliamo di costruzioni idrauliche, ma ci rivolgiamo soprattutto ai corsi d'acqua in questo insegnamento, adesso ve lo spiegherò, ve lo introdurrò. Quello che conta veramente tanto è l'osservazione, l'intuito, la vostra capacità di integrare, compenetrare la teoria con la pratica. E qui i link servono anche a questo. Per cui magari c'è un link a un video, stiamo parlando di ponti, magari, butto lì una cosa di cui non parleremo, trovate un video di YouTube che vi fa vedere perché è crollato un ponte. Ecco, queste sono informazioni che sono essenziali per capire a fondo questa materia. E questo sarebbe il mio desiderio, che voi, al di là delle 48 ore che passeremo assieme, che purtroppo sono poche, voi penserete anche che sono troppe, però non sono tante, vedrete che passa la svelta, in queste 48 ore io direttamente non riesco a darvi tutto, io vi do degli spunti, avrei l'ambizione di darvi un metodo, di farvi capire come si può approfondire, come si può andare, come si può diventare esperti fino in fondo, perché chiaramente per diventare esperti non bastano le mie 48 ore di lezione. Ecco, secondo me l'osservazione in questa materia è importantissima. Osservazione diretta, oppure oggi su internet chiunque può dire di essere stato dappertutto, chiunque può dire di aver visto
dei fenomeni che altrimenti forse nella nostra vita non vedremo mai. Ecco, a questo servono questi link di approfondimento. Ecco, poi tutto va commisurato al vostro interesse per questa materia, alla vostra volontà di approfondire. Poi chiaramente, adesso parleremo tra un attimo di valutazione dell'esame, chiaramente se io all'esame mi accorgo che avete approfondito, questa è una cosa che mi fa molto piacere e che vi alza la valutazione. Ne parleremo fra un attimo della valutazione dell'esame. Bene, allora, il materiale didattico, appunto, sta qui. Ecco, come vedete ci sono delle esercitazioni. Allora, nonostante il numero di ore sia ridotto, io voglio dedicare del tempo a fare degli esercizi, e non tanto per l'esercizio in sé, noi non faremo un progetto. Noi, a differenza di altri corsi, questo corso non prevede l'elaborazione di un progetto e anche il numero di ore è troppo limitato per permetterlo. Però credo che comunque risolvere degli esercizi vi porti due grandi vantaggi. Il primo è ovvio, il fatto che voi facendo l'esercizio imparate meglio. Il secondo vantaggio è che io questi esercizi vi chiederò di risolverli utilizzando i linguaggi di programmazione, quindi programmando il PC. Ecco, questo per me è fondamentale. È fondamentale perché dovete acquisire una dimestichezza col calcolatore che sia eccellente. Oggi si lavora con questo. Si lavora con questo e quasi solo con questo. Dovete, ripeto, acquisire una confidenza che sia la più alta possibile. E questo è sicuramente alla vostra portata. Basta solo dedicarci del tempo, basta avere gli stimoli giusti e poi voi dovete dedicarci del tempo voi personalmente. Ecco, questo, ripeto, è sicuramente possibile. Se qualcuno di voi sta pensando io non ce la farò mai, sta sbagliando, perché è sicuramente possibile. Uno studente che è arrivato a un quarto anno di ingegneria, perché 3 più 1 questo sono 4, è sicuramente in grado di acquisire dimestichezza col calcolatore, non ho alcun dubbio al proposito. Però questo è veramente fondamentale, e dimestichezza significa saper programmare. Saper programmare in tanti più linguaggi possibile. Qualcuno di voi potrà pensare, ma perché programmare? Tanto è tutto già pronto, posso usare Excel, posso usare Word, posso usare AutoCAD, non ho bisogno di programmare. Ecco, in realtà non è esattamente così, nel senso che è vero che ci sono tanti programmi commerciali che vogliono pagarti innanzitutto, che vi permettono di risolvere dei problemi, però è anche vero che spesso nella carriera di un ingegnere si presentano delle specificità. Non è come fare il contabile, no? Dove uno impara il programma di contabilità poi usa quello tutta la vita. Nella carriera dell'ingegnere, purtroppo, per fortuna, la professione dell'ingegnere, in dipendenza di quello che uno fa ovviamente, ma molto spesso è molto variegata. Ogni giorno si presentano delle necessità diverse. Ecco, quindi per risolvere molti di questi problemi, vi dico, io ho fatto pochissima professione, però un po' ne ho fatta, e guai al mondo se non fossi stato in grado di farmi i miei programmi, perché altrimenti fare certi calcoli con Excel sarebbe diventata una cosa veramente lunga e laboriosa. E invece con un minimo di cognizione di programmazione certi problemi si risolvono molto più velocemente facendosi il proprio programmino. Adesso sto facendo delle consulenze, cosa che faccio molto spesso invece per ERA, per degli enti esterni, e anche lì mi sto facendo i miei programmini. Guai al mondo se non avessi questa dimestichezza, perché se dovessi andare in Excel a farmi certi calcoli divento matto. Ecco, quindi io insisterò sui linguaggi di programmazione, faremo alcune lezioni di esercitazione dedicate proprio ai linguaggi di programmazione. Bene, esercitazioni che faremo prevalentemente al martedì, ve lo dico prima, e lo faremo in aula. Vi chiederò di portarvi un portatile, non necessariamente una testa, va bene anche uno dei due studenti. Di norma non ci sono problemi da parte degli studenti, perché tutti hanno un portatile, però in realtà se questo fosse un problema, vi prego di dirmelo, mi mandate un'email, oppure mi fermate un attimo, mi chiedete un attimo un appuntamento, oppure mi fermate un attimo l'uscita da lezione, se è un problema vediamo di organizzarci in qualche modo. Ecco, questo lo trovo la cosa più rapida e veloce, perché prenotare un'aula di informatica purtroppo la disponibilità è limitata. Ecco, di norma, siccome lavoriamo un paio d'ore, le batterie tengono,
poi meno, lo proviamo un'ora e mezza, le batterie tengono. Anche lì, se ci sono dei problemi di batteria, poi vediamo di organizzarci in qualche modo per portare delle prolunghe. Cercate di limitare questa eventualità, perché le prolunghe sapete che in teoria non bisognerebbe usarle, e poi dopo vediamo di risolvere la logistica della cosa. Ve lo dico prima, e quindi vi anticipo già da ora che la prima seduta la facciamo martedì prossimo, okay? Quindi il 2 di ottobre, se non vado errato. E domani invece faccio di nuovo, vado avanti facendo teoria. Ottimo. Allora, sul materiale didattico ho detto tutto. Siccome ho già detto un paio di volte di mandarmi un'email se avete bisogno, il mio email penso che sia molto intuitivo, ma è semplicemente nome.cognome@unibo.it. @unibo.it. Allora, per qualunque necessità, dopo averci pensato un attimo, vi potete mandare un'email, dico dopo averci pensato un attimo perché non capita mai, quindi è una raccomandazione superflua, però vi prego di cercare di contattarmi via email se, se avete un'esigenza che non riuscite a risolvere. E non succede mai, quindi voglio dire, non succede mai di essere inondato. Però se è una raccomandazione che comunque vi chiedo, perché ve la chiedo anche perché io rispondo sempre, quindi magari tardo un giorno perché a volte sono impegnato e faccio fatica a smarcare la casella di posta, però una risposta da me l'avrete sempre. Quindi se mandate un'email e entro dopo due giorni non avete avuto risposta, rimandatelo perché c'è stato qualcosa di storto che si è verificato. Quindi proprio perché rispondo sempre vi dico non cercate di, insomma, di contattarmi quando ci sono delle necessità reali. Però ripeto, è una raccomandazione superflua perché di solito gli studenti sono molto sensibili in questo. Bene, comunque, per ogni esigenza vi contattate. A maggior ragione dovete contattarmi se avete delle esigenze specifiche, individuali, particolari. Quindi se c'è qualcosa che magari, qualunque cosa, che non volete dire pubblicamente, ma avete piacere che io sappia, voi o mi fermate all'uscita della lezione, mi mandate un'email, mi chiedete un colloquio e me lo dite. A volte c'è un studente che ha delle esigenze particolari, del tipo c'è qualcuno che, non so, magari ha dei problemi familiari, non riesce a venire a lezione lunedì e vuole cercare di comunque di rimanere al passo, e qualcuno mi ha contattato in passato per questa ragione, per dirmi se lo aiutavo a risolvere dei problemi. Sono disponibilissimo. Quindi chiaramente se ci sono delle esigenze di un certo tipo che, ripeto, che non volete dire in aula, io vi incoraggio a condividere i vostri timori, le vostre esperienze tra tutti noi, però, ripeto, se ci sono delle cose confidenziali, mi contattate, non ci sono problemi. Io sono stato raccomandato anche dall'Ateneo di dirvi questa cosa, cioè il rettore a tutti i docenti ha chiesto. Poi, oddio, non ha chiesto ai docenti, ha chiesto ai delegati di dipartimento, i quali delegati di dipartimento l'ha riportato ai docenti. Quindi se vedete qualche docente che non me la dà questa informazione, non date la colpa a lui. Potrebbe essere stato anche il dipartimento che non si è organizzato bene. Però, ecco, mi è stato suggerito di veicolarvi questo stimolo a condividere eventuali vostre difficoltà. Bene, allora, detto questo, adesso comincio a parlarvi di come insegno e di come faccio l'esame. Allora, non è necessario che leggiate lì, quello serve più che altro a me perché non mi voglio dimenticare ciò che vi dico, poi ve lo leggerete dopo, quindi adesso se non si vede del tutto bene portate pazienza. Allora, intanto, io questo insegnamento aderisce a un progetto del Dipartimento di Didattica Innovativa. Ne avete già sentito parlare di didattica innovativa perché l'Ateneo insiste molto. Ecco, didattica innovativa vuol dire semplicemente che io faccio qualche esperimento, avete visto che ho messo la telecamera, sono già 5-6 anni che metto la telecamera quando faccio lezione. Ho messo la telecamera per mettervi a disposizione i video, adesso vi do tutti i dettagli del caso. E poi avrei piacere con voi
l'ho fatto l'anno scorso ed è stato molto soddisfacente, di stabilire un clima di interazione. Interazione perché è evidente che se voi siete protagonisti della lezione piuttosto che semplici uditori, i concetti entrano un pochino più facilmente in testa. Ecco, interazione che va un po' alla nostra creatività a stabilire in che forme. Allora, quello che ho fatto l'anno scorso è stato, vedete l'elenco qui, intanto io vi metto a disposizione i video delle lezioni e li trovate dopo 2 ore dalla lezione, normalmente li trovate, diciamo dopo un giorno, perché a volte mi capitano gli studenti che dopo mezz'ora mi mandano l'email e dicono come mai non c'è il video, dico ragazzi un attimo perché YouTube ci mette un attimo a caricare, quindi diciamo dopo un giorno. Ecco, io vi metto a disposizione i video, adesso vi spiego come fare ad accedere. Poi l'anno scorso ho stimolato gli studenti a fare dei brevi seminari. Dei brevi seminari significa che man mano che spieghiamo, se avete qualche idea di qualcosa che voi potreste presentare che integra quello che faccio io, non si deve sostituire ovviamente, integra quello che faccio, questo l'anno scorso è stato molto bello. Cosa hanno fatto l'anno scorso gli studenti? Hanno più che altro presentato dei casi di studio, ovvero magari qualcuno veniva da un paese che aveva sofferto un'alluvione e ha presentato questa alluvione, come si è verificata, quali sono state le cause che l'hanno indotta, quali sono stati dopo gli interventi di mitigazione dei rischi, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo con una durata di 5, massimo 10 minuti. Io agli studenti ho sempre detto, preparatevi un PowerPoint, massimo 6 o 7 slide, compreso quella del titolo, perché io vorrei limitarlo a 5 minuti. Poi in realtà si va sempre oltre. E poi si apre la discussione con l'aula. Ecco, l'anno scorso ho avuto molte richieste e quindi ho organizzato anche un extra day, ci siamo trovati un pomeriggio in novembre, fuori dalle lezioni per dare modo a tutti di presentare, perché sennò altrimenti dopo si perde troppo tempo, cioè si perde. Diciamo che non è tempo perso, però dopo ho il problema che devo anche fare lezione, quindi l'anno scorso, siccome le presentazioni sono state una decina, evidentemente dopo dedicare 2 ore esclusivamente alle presentazioni diventava un problema. Ecco, io vi incoraggio a fare lo stesso, chiaramente non immediatamente, però già a partire da metà ottobre, se avete delle idee, o mi mandate un'email o me lo dite dopo la lezione, io avrei piacere di presentare questo, e questo è molto, molto carino. Ecco, qual è il vantaggio ulteriore per voi? Il vantaggio ulteriore per voi è che se la presentazione viene bene, e solo se viene bene, io ne tengo conto nella valutazione dell'esame, dopo parliamo dell'esame.